Benvenuti a tutti nella Piazza Maggiore qui a Bologna. Baciati da questo bel sole di ottobre che ha ancora qualche sapore di estate. E abbiamo il piacere di aver qui con noi in questo momento del Festival Francescano, decima edizione, Piero Dorfles, che ci guiderà un po' a, come dire, provare a inoltrarci nei sentieri della lettura. E dovrebbe essere un volto noto quello di Piero, se non altro perché guidava in qualche modo, era co-conduttore di una trasmissione televisiva in onda su Rai 3, intitolata Per un pugno di libri, quindi molti di voi, spero, almeno quelli appassionati di lettura, lo ricorderanno. Ha pubblicato diversi saggi dedicati al mondo della comunicazione televisiva e radiofonica. Del 2014 il suo ultimo libro, questo che io ho sotto mano, I 100 libri che rendono più ricca la nostra vita. L'editore Garzanti mi pare che all'ultimo stand nello spazio libri, quello più verso il Nettuno, il volume sia presente, quindi è un consiglio utile per chi ha bisogno di essere un po' invitato a tornare a leggere, ma poi per tutti coloro che sono appassionati di libri e per avere una buona mappa da seguire per potersi orientare. Ma cominciamo proprio questo da fatto. Ma Piero, con tutti gli schermi che ci inseguono, che a questo punto possiamo dire ci tengono sotto assedio, davvero ha senso leggere? Che cosa ce ne possiamo fare di questa modalità di conoscenza, della lettura? Ma posso dire, mi è successo più di una volta di sentire un giovane che dice: ma perché devo leggere? Tu che cosa ci hai guadagnato a leggere tanto? Forse che questa è una cosa che mi renderà più ricco, avrò più felicità, avrò più mezzi economici. La mia risposta è: non soltanto, anche questo, certamente anche questo. Perché chi pensa che la lettura sia una cosa che ha a che fare soltanto con un esercizio solitario, un po' cupo, di gente che non ha rapporti con gli altri, non solo sbaglia clamorosamente, ma soprattutto perde qualcosa che può essere per lui un vero arricchimento. E posso aggiungere, neanche soltanto un arricchimento spirituale, un arricchimento in assoluto. Nel senso che chi ha letto ha qualcosa di più degli altri, ha qualcosa di più da pensare, da vivere, da raccontare e anche da investire nella sua vita produttiva. Perché noi viviamo in un mondo in cui c'è bisogno di idee, c'è bisogno di capacità di pensare, di avere senso critico, di analizzare quello che abbiamo intorno, di cercare di non vivere soltanto in un flusso conformista in cui si adegua a quello che fanno gli altri. E lo strumento principale per uscire da questo non è certo seguire le stesse trasmissioni che già vediamo tutti e che sono fatte proprio in base all'idea che si deve correre dietro al gusto collettivo senza mai stimolare un pensiero originale. Quello che può darci lo strumento dell'originalità è la lettura. Può essere solo la lettura. E perché solo la lettura? Ma perché la lettura non è fatta di immagini che ci forniscono tutto già pronto, di discorsi completi, di rappresentazioni di luoghi e di tempi e di persone già complete. Noi possiamo effettivamente vedere al cinema e in televisione rappresentazioni magnifiche di cosa è stato il nostro passato, la storia, anche di analisi del presente, anche di proiezione del nostro futuro, ma difficilmente avremo quello che ci dà un libro. Nel libro noi non abbiamo le immagini, quelle dobbiamo mettercele noi. Non abbiamo la figura dell'interlocutore, il modo in cui questi si parlano, dobbiamo inventarcelo noi. E in compenso invece il libro ci dà il modo in cui si è vissuto, si è pensato, si è amato, si è creduto nel corso della storia e anche alle volte addirittura nel nostro futuro. Queste immagini che il libro può dare sono molto più vivide di quelle che può dare qualunque rappresentazione cinematografica o televisiva.
perché sono quelle che dobbiamo costruire noi con la nostra immaginazione mentre leggiamo, e questo ci costringe per certi versi a esercitare la nostra fantasia, la nostra capacità di andare in profondità e di non fermarci a quello che c'è già stato scodellato, pronto e finito, come tutti i mezzi di comunicazione visivi fanno. Rappresenta un piccolo sacrificio leggere? No, soltanto cominciare a leggere, perché io sono convinto che quando uno ha acquisito gli strumenti di un buon lettore, di chi è abituato a leggere, non c'è più fatica. Certo, c'è un passaggio da essere, diciamo, soltanto alfabetizzati, come si dice a scuola, ad avere la competenza di chi può prendere in mano un grosso libro e leggerlo con piacere dall'inizio alla fine. Ma quando noi abbiamo superato quel passaggio, io sono convinto che abbiamo acquisito una competenza che ci permette di leggere qualunque cosa. E quando uno può leggere, io credo, lì improvvisamente si apre un territorio straordinario, che è quello che ci permette non soltanto di immaginare, di vivere fuori dai nostri confini, di viaggiare in zone originali, di capire cose che altrimenti non ci sono, ma di esercitare con la nostra mente, con la nostra fantasia, la capacità di essere noi stessi in luoghi diversi, di vivere insieme a persone molto distanti, che hanno modi di essere diversi dal nostro, che vivono una cultura, una religione, un universo diverso, e in questo modo capire anche quello che altrimenti ci è difficile. Noi raramente incontriamo per strada, per dire, un assassino, spero almeno che non mi succeda troppo spesso, però nei libri noi abbiamo a che fare anche con il male, quello che abitualmente cerchiamo di evitare. Bene, io credo che quello sia una straordinaria apertura mentale, perché ci permette di capire che cosa possiamo essere, cosa può essere l'uomo, dove arriva la nostra capacità di capire il prossimo e di convivere con lui. Nei libri possiamo immaginare di vivere con persone che hanno non solo un colore della pelle, ma una tradizione alle spalle completamente diversa dalla nostra. Guardate che quello è lo strumento migliore che abbiamo per evitare una forma di chiusura in noi stessi, di provincialismo o addirittura di razzismo, perché nel libro noi impariamo a convivere con persone molto diverse da noi, che magari se le incontrassimo per strada ci lascerebbero un po' distanti, perché diciamo, ma rappresentano un mondo che non mi riguarda. Credo che non sia difficile dire che tutto questo è un mondo di esperienza intellettuale che solo il libro può dare, perché il libro è una funzione astratta del nostro pensiero, non sono soltanto immagini e figure, certo il libro può avere delle figure, ma non sono quelle che determinano, e soprattutto produce questa nostra capacità di esercitare il pensiero e di elaborare riflessioni. Questo è il pregio che solo il libro può avere, e questo è il motivo per cui dobbiamo tenercelo ben stretto. Leggere quindi come uno strumento di conoscenza, non solo, ma anche come una possibilità di ampliamento delle nostre conoscenze acquisite per aprirci a mondi nuovi. Ma allora, come scegliere gli strumenti e come evitare ciò che forse potrebbe esserci non di grande utilità? Mi ha colpito recentemente nelle librerie qui del centro di Bologna vedere in vetrina, tra i libri più presenti, più sponsorizzati, quello di Francesco Totti e quello di Cristiano Ronaldo. Rispetto per entrambi queste persone, ma ho il dubbio che siano, non ho trovato niente di analogo tra i primi 100 libri che possono rendere più ricca la nostra vita. Non so se è stato un caso. Ma voglio dire, leggere il libro di Totti può darsi che sia, io non l'ho visto ancora, può darsi che sia anche uno strumento interessante. Io non mi chiuderei di fronte al fatto che un calciatore può dare informazioni interessanti. D'altronde l'autobiografia di un grande tennista tempo fa è stata un grande successo editoriale, perché conteneva qualcosa che aveva a che fare con una educazione, una formazione molto dura e molto complessa, e io credo che non si debba sottovalutare nessuna esperienza umana, anche se chi in qualche modo rappresenta una parte più corriva e più commerciale del nostro modo di essere e di vivere a un certo punto forse si mette in cattedra e pretende di insegnarci
inventarci qualcosa, ma noi credo che abbiamo tutti abbastanza consapevolezza per poter prendere le cose con la dovuta distacco e non necessariamente cascarci dentro. Ecco il motivo per cui io non penso che debbano esistere dei libri da considerarsi pericolosi. Forse c'è un'età in cui alcuni libri possono essere pericolosi, forse proprio un bambino piccolo, un libro pornografico non lo darei. Però secondo me un adulto è in grado di mettersi nelle condizioni di distacco sufficiente da non essere infettato da un pensiero diverso dal suo. Anzi, per certi versi io posso dire che leggere libri di persone che la pensano in modo completamente diverso da noi può essere un esercizio interessante, anche semplicemente un esercizio per immaginare come noi dobbiamo rispondere a chi argomenta, pensa e sente in modo diverso da noi. Se voi incontrate un libro scritto da una persona veramente odiosa al vostro modo di essere e di sentire, voi non avete che da immaginare che ce l'avete davanti e man mano che lo leggete immaginate le risposte che gli dareste. Io non credo che questo sia un esercizio pericoloso, anzi, forse per certi versi può essere persino formativo. Se invece poi la domanda è: ma come si fa a scegliere i libri che ci sono più utili? La mia risposta è: provateli, perché non esiste un libro che non ci riguarda e contemporaneamente ci sono moltissimi libri che non ci possono interessare fino in fondo. Io onestamente quando prendo un libro comincio a leggere le prime pagine, alle volte se non mi convinco passo immediatamente a quelle centrali e a quelle finali. Voi direte: ma allora il libro l'hai buttato via? No, perché alle volte succede che magari le prime pagine non fossero affascinanti, mentre invece leggendo la fine venga la curiosità di capire qualcosa che c'è dentro che mi è sfuggito. E allora accade che un libro che apparentemente all'inizio non mi interessava, sfogliando le pagine finali mi dica: ma qui dentro c'è qualcosa che io non avevo immaginato ci fosse. E magari andando un po' indietro dall'ultima, alla terz'ultima, alla quart'ultima pagina, colgo qualcosa che mi costringe a tornare all'inizio e a rileggere con più attenzione quello che in un primo momento, forse per mia svogliatezza, non avevo colto fino in fondo. Guardate che questo meccanismo io credo che sia libero per tutti. Ognuno di noi ha diritto di entrare in una libreria, aprire un libro e dare un'occhiata qui e vedere cosa c'è. È il lettore che sceglie il libro e il libro gli si presenta, alle volte in modo più attraente, più accattivante. Però siamo noi che con un minimo di selezione in genere scegliamo il libro che ci riguarda, che fa per noi, dentro il quale troveremo le spinte interiori che ci interessano e ci spingono di più. Se questo non accade, beh, non abbiate timore, i libri si possono lasciare a metà senza nessun problema. In fondo quando apriamo un libro, ciò che cerchiamo tra le righe di quel libro è la bellezza. Questa bellezza davvero salverà il mondo? E qual è la bellezza che salverà il mondo? Sappiamo che questa frase è tratta da un altro, da un libro, da Dostoevsky, Il Principe, cioè l'idiota di Dostoevsky, che è il principe. E davvero la bellezza salverà il mondo? Cosa vuol dire questa frase, per non prenderla così in modo troppo banale, superficiale? Io qui dovrei parlare solo di libri, ma mi permetto di fare una divagazione. Non so quanti di voi è successo di visitare Siracusa. Siracusa è una straordinaria città siciliana dove dal IV, V secolo avanti Cristo è stata una straordinaria colonia greca. A chi visita oggi il centro di Siracusa, l'isoletta Ortigia che sta davanti alla città, ha la possibilità di fare un'esperienza, secondo me, unica. In quello che era il Tempio di Atena, un tempio dorico, appunto, del IV secolo avanti Cristo, oggi convive la cattedrale di Siracusa. E dentro questa cattedrale noi abbiamo le stesse colonne e la stessa cella del Tempio antico che oggi è diventata Chiesa cristiana. E noi conviviamo, quando entriamo in quella chiesa, con un passato che ha 2000 anni, anzi 2400. E ogni volta che io ci entro ho come una sensazione di un'emozione che è dovuta al fatto che lì dentro non c'è solo la bellezza del tempio, la bellezza della chiesa,
e soprattutto la bellezza di una continuità spirituale che in qualche modo ci mette in contatto con la storia dell'uomo. Ma penso che lì dentro ci sia una bellezza che è intrinseca al lavoro dell'uomo. E quando noi lasciamo traccia di quello che abbiamo fatto, come accade appunto nella storia in cui si sovrappongono i luoghi di culto e piano piano la storia si aggruma intorno al nuovo che c'è e trasforma l'estetica e l'etica, noi in qualche modo troviamo qualcosa che segna la bellezza della nostra vita. Così vale anche nei libri. Che cos'è la bellezza nel libro? È il fatto che noi troviamo le tracce dell'uomo e di quello che lui ha dentro di sé, non perché materialmente ha costruito ricchezza, non perché si è guadagnato qualcosa, ma perché ha lasciato traccia della sua storia, del suo pensiero, delle sue emozioni, della sua fede, del suo modo di costruire le tradizioni e di costruire i rapporti umani. Ecco, così come in un'antica antico tempio greco oggi noi troviamo ancora la vitalità della spiritualità, così io credo la troviamo nei libri. E giustamente tu citavi poco fa Dostoevsky. Beh, dentro i libri dell'Ottocento russo noi troviamo dei momenti di fortissima spiritualità. Uno dei più straordinari è quello in cui, quasi un libro dentro il libro, nei fratelli Karamazov si racconta la famosa leggenda del grande inquisitore. Chi di voi non l'ha letto corra a comprarlo, anche perché oggi si può comprare anche a parte. I fratelli Karamazov sono un librone un po' lungo e per certi versi forse ha un andamento un po' ottocentesco, ma è un libro bellissimo e travolgente, molto crudele anche. Ma dentro questo piccolo racconto, una fantasia di un giovane un po' abbandonato al nichilismo, ma contemporaneamente pieno di domande su che cosa vuol dire la fede e il libero arbitrio, noi troviamo una allegoria straordinaria. L'idea del fatto che Cristo possa tornare sulla terra nella Spagna del 600 dopo una drammatica strage del grande inquisitore che fa uccidere 100 eretici, e lì improvvisamente la gente si accorge di avere di nuovo Cristo tra di sé e gli chiede di intervenire, di fare miracoli. Diventa immediatamente il punto di attrazione di tutti. E lì il grande inquisitore interviene. Cosa fa? Lo fa arrestare. Fa arrestare Gesù Cristo tornato da noi. E lo porta in una prigione. E lì c'è questo incontro che è intensissimo e drammatico, leggere il quale ogni volta è una sorpresa. Perché parla solo l'inquisitore. Cristo ascolta pazientemente. L'inquisitore gli rimprovera di aver aperto la responsabilità individuale, di aver aperto il libero arbitrio, di aver dato a tutti il diritto di scegliere, mentre secondo lui noi non abbiamo ancora la maturità per poterlo fare. Cristo lo ascolta pazientemente. L'inquisitore dice: io ti farò uccidere, domani ti farò impiccare. Ma Cristo lo aspetta tranquillamente e gli lascia esprimere tutto il suo livore nei confronti del fatto che non è solo lui a decidere per gli altri, ma che persino il suo popolo può decidere, ognuno con la sua testa, perché questa è la libertà che gli viene dal libero arbitrio. La conclusione di questa allegoria, di questo straordinario momento, è semplicemente che l'inquisitore non sa più cosa fare di fronte al silenzio paziente e comprensivo, per certi versi, che ha Cristo, il quale alla fine lo abbraccia e se ne va, lasciandolo sbalordito. Beh, questo, che è uno dei momenti più alti, secondo me, della letteratura mondiale, è una cosa che ogni volta che si rilegge vi apre una dimensione di riflessione nei confronti di quello che noi siamo, di quello che è stata la storia delle religioni e anche della Chiesa in quanto tale, e soprattutto di quello che sono i rapporti tra i singoli uomini, perché lì c'è la sostanza di questa storia, la storia dell'uomo, la vitalità di ognuno di noi quando si trova di fronte ai grandi problemi, deve decidere e si pone il problema di chi è, che cosa sta a fare lì in quel momento e qual è il suo destino. Ma allora, Piero, che cos'è la bellezza? Possiamo definirla? E se ce la possiamo fare in qualche modo, come ci può essere utile la bellezza? Ma
non lo so se si può definire la bellezza. Io prima ho cercato di dire che secondo me bellezza è quando si riesce a trovare il segno dell'uomo nella storia, e quello raramente è brutto. Ci sono dei momenti drammatici nella nostra storia, per dire, non possiamo certo dire che i campi di concentramento nazisti fossero bellezza, possiamo andarli a visitare ancora oggi, sono l'orrore. Però c'è qualcosa di bello in tutto, e quindi bisogna stare attenti a non considerare soltanto, diciamo così, lo splendore estetico delle cose veramente belle. Alle volte per bellezza bisogna prendere in considerazione anche le cose minime. E forse anche in questo la letteratura ci aiuta a trovarla, perché esiste una capacità della letteratura alle volte di raccontare i dettagli, di trovare dentro le minime storie quello che è una dimensione di omogeneità tra quello che noi vogliamo essere e quello che troviamo intorno a noi, che sia la natura o che sia la costruzione dell'uomo. Potrei dire forse che per bellezza, almeno io credo, noi dobbiamo intendere quei momenti in cui la parte più intimamente razionale e quella più intimamente emozionale dell'uomo si sposano e producono una dimensione unica e felice nella quale non c'è troppa contraddizione. Noi siamo fatti di queste due cose, da una parte razionalità e dall'altra sentimento, profonda emozione. Queste due cose spesso sono in conflitto. Quando riescono a convivere, quando producono qualcosa di intimamente perfetto, nel senso che non c'è un conflitto profondo tra le due, ecco lì, io credo, improvvisamente esplode una dimensione di bellezza. Vengo più direttamente al tuo libro e a quella sorte di canone che hai, senza voler essere esclusivo ed esaustivo evidentemente, ma scegliere 100 libri che rendono più ricca la nostra vita vuol dire proporre anche in qualche modo un riassunto, una sintesi della storia della letteratura. Sfogliando l'indice, anche le pagine ed entrandoci dentro, ci si rende conto che la letteratura di lingua inglese ha per te una grande importanza, mi pare che sia quella nettamente predominante in modo più o meno uguale tra la letteratura britannica, diciamo in senso lato, irlandesi compresi, e quella statunitense. Ecco, c'è un motivo per cui a questa sorgente, a questa fonte, hai attinto con così tanta abbondanza? Ma non l'ho fatto consapevolmente, perché in realtà io, compilando questo elenco dei 100 libri che a me sono sembrati quelli che hanno per certi versi più popolarità e più capacità espressiva, quelli che entrano nel nostro discorso quotidiano con più facilità, quelli che finiamo per citare anche nel discorso di tutti i giorni, mi sono trovato a un certo punto ad avere più inglesi che altro, più anglosassoni che altro. E non credo che ci sia un motivo profondo perché questo è avvenuto, perché ci sono appunto anche tanti russi, tanti francesi, tanti tedeschi, tanti italiani. Però è vero che la letteratura anglosassone è più ricca della nostra, è inutile negarcelo, se non altro perché si tratta di un mondo molto più vasto, non c'è soltanto l'Inghilterra, ci sono gli Stati Uniti, c'è l'Australia, ci sono le colonie, c'è il Canada, tutti i posti dove si parla l'inglese. Insomma, sono alcune centinaia di milioni di persone che parlano una lingua che tra l'altro a noi è abbastanza vicina e quindi non difficile da tradurre. Non c'è dubbio che questa ricchezza sia nei fatti oggi, perché credo che i più grandi scrittori viventi in linea di massima siano quasi tutti scrittori in lingua inglese. Resta il dubbio che forse noi non abbiamo sviluppato fino in fondo, noi italiani, ma in parte anche altri popoli europei, la stessa capacità espressiva, perché la nostra storia è per certi versi più antica e più recente. Vi spiego cosa voglio dire. Più antica perché noi nasciamo molto prima delle Americhe e anche dell'Inghilterra, che è rimasta comunque un popolo abbastanza distante dallo sviluppo culturale che invece aveva l'impero romano fin dai primi anni dell'era cristiana. E per certi versi più recente, nel senso che noi abbiamo conquistato quelle che sono le grandi
dimensioni nazionali soltanto nel corso degli ultimi due secoli, mentre invece l'America nasce già nel momento della secessione e nasce già borghese, nasce già fuori da quelle che sono le grandi tradizioni aristocratiche dell'Europa continentale. In che cosa modifica la letteratura anglosassone lo spirito produttivo di chi scrive? Io credo soprattutto nel fatto che il romanzo, e noi qui parliamo soprattutto di romanzi, riguarda la storia dei singoli, riguarda la storia di persone che devono decidere la propria vita, che si trovano di fronte a problemi, a drammi, a amori, a persecuzioni, e quindi è una storia che riguarda un mondo in cui si è usciti dalla dimensione molto schematica del mondo antico, dell'ancien regime, quando da una parte c'erano gli aristocratici che decidevano tutto e dall'altra c'era un popolo semi-analfabeta e incapace di decidere di sé. La rivoluzione inglese, la rivoluzione borghese inglese e la rivoluzione americana hanno prodotto un ceto borghese molto prima che non da noi, e quindi quel ceto borghese ha prodotto più letteratura di quanto non abbia fatto il nostro, che pensava essere rimasto più arretrato da quel punto di vista. Io credo che questa sia una spiegazione, ma è una spiegazione che riguarda forse il senso ultimo dell'esistenza del romanzo. Il romanzo nasce perché racconta storie individuali, se no sarebbe storia, se no sarebbe grande mito, come sono stati i grandi miti del passato, come sono stati i grandi poemi, che pure riguardavano singole persone, ma erano degli idealtipi, erano delle specie di personaggi astratti. Ulisse non è un personaggio storico, è un mito. Mentre invece il romanzo moderno nasce intorno a persone viventi, anche se non sono vissute realmente, come se lo fossero, e rappresentano il nostro modo di vivere, le nostre angosce, il nostro problema quotidiano, i nostri problemi di rapporti con la nostra cultura e la nostra tradizione. Ecco, io credo che il motivo per cui i romanzi anglosassoni sono più numerosi di altri nel coprire la zona di maggiore interesse oggi nella lettura mondiale sia legata al fatto che sono popoli in cui per primi ci si è emancipati da una dimensione in cui la nascita, il censo, la stirpe decideva di tutto. È nata per prima da loro la borghesia, la dimensione dell'autonomia intellettuale e anche la dimensione delle scelte personali. E questo produce romanzo, perché romanzo questo è, le scelte dell'uomo. Tra gli autori ci sono, mi pare, circa 20 autrici, 20 donne presenti. Desideresti fossero state di più? Ti sembra aver dato sufficiente attenzione al mondo femminile? È un dato questo che dipende semplicemente dai fatti? Insomma, questa presenza femminile nella letteratura, così come tu l'hai l'hai descritta in qualche modo, semplicemente se vuoi dire qualcosa su questo. Ma io temo che sia obiettivo il fatto che fino a poco tempo fa il ruolo della donna nella cultura, nella pubblica amministrazione, nelle arti in generale fosse molto ridotto. Se uno si guarda indietro nel tempo, abbiamo 4-5 grandi pittrici prima dell'Ottocento, anzi prima della fine dell'Ottocento. In pratica l'accesso alle belle arti avviene soltanto con la modernità, e lo stesso vale per la scrittura. Noi abbiamo pochissime scrittrici, giusto un paio nell'Ottocento, e poi soltanto nel Novecento abbiamo un'esplosione di presenze femminili. Ecco il motivo per cui è così difficile trovarle. Ma uno si chiede perché ciò è accaduto. Beh, non sto qui a raccontarvi che cos'è la storia e il perché di una dimensione marginale della donna nel nostro mondo. È una questione che non riguarda solo la cultura, riguarda anche dei fatti naturali con i quali soltanto nel tempo e appunto con apposizioni culturali noi possiamo superare certe arretratezze. Se però la domanda è se a me dispiace, la mia risposta è: a me dispiace in assoluto quando vedo che non ci sono presenze femminili consistenti, ma non perché io penso che siano le donne che perdono qualcosa a non aver avuto modo di accedere a
alla possibilità di essere volta per volta scrittrici, pittrici, autrici o donne di potere, perché penso che ci avevamo perduto noi tutti nel momento in cui manca la dimensione della sensibilità femminile dentro l'organizzazione sociale. Tutti ne perdono, non le donne, che in quanto tali certamente vengono tutte ai margini, ma siamo noi che perdiamo un qualcosa che è fondamentale e che è una sensibilità specifica, è inutile far finta che non ci sia, è così, e che invece oggi per fortuna tende ad ampliarsi. Io sono contro le quote rosa, parto dal presupposto che sia giusto che ci sia una dimensione di crescita, anche di ambizione da parte del mondo femminile. Non ha senso aprirlo in modo meccanico, però mi piacerebbe tanto che ci fosse sempre una distribuzione equa delle possibilità di accedere non soltanto ai luoghi di potere, ma soprattutto a quelli dove ci si può esprimere nel modo più libero: la scrittura, l'arte, il pensiero. Tra i titoli proposti abbiamo prevalentemente, come tu stesso dicevi, romanzi. Compaiono alcune opere teatrali, Shakespeare in particolare, alcuni diari, Anna Frank, ricordo, è del tutto assente la poesia. Benché tu ricordi esplicitamente Primo Levi che consola un compagno di prigionia che portando un morto in circostanze consolasse l'amico citando Dante, la Divina Commedia. E proprio a quel punto salta fuori, mi pare, la tua citazione di Dostoevskij della bellezza che salverà il mondo. Ecco, è stata una scelta. Ti sembra che la poesia sia un linguaggio troppo esclusivo? Oppure dobbiamo, che so, aspettarci un secondo volume con i 100 poeti che renderebbero migliore la nostra vita? No, mi piacerebbe, ma non ne ho la competenza. Purtroppo io sono un appassionato lettore di romanzi e sono anche un lettore di poesia. Ma mentre a furia di leggere romanzi credo di aver acquistato una certa dimestichezza non solo con la produzione ma anche con la critica, e quindi credo di essere in grado di orientarmi con un minimo di maturità, sulla poesia mi sento assolutamente impreparato. Non perché non mi piaccia leggere poesia, non ne ho interiorizzato, per così dire, i meccanismi produttivi, il senso ultimo, non sono abbastanza competente e quindi non sarei in grado, mi piacerebbe, ma non sono in grado di elaborare quello che potrebbe essere un elenco dei 100 scrittori di poesia che possono darci di più. Posso solo dire che sono anche però due modi diversi di fruire la letteratura, perché il romanzo, anche se alle volte può essere complesso, pesante, difficile, filosofico come molti romanzi sono, è comunque una lettura che ci attrae, che ci può catturare, ci può portare nel corso delle nostre esperienze come se fosse un piccolo rapimento, un entusiasmante esperienza che viviamo insieme al libro. La poesia è qualcosa di un po' più isolato, difficile che tutto un libro di poesie abbia questa dimensione di trascinamento, sono alle volte singoli versi, singole poesie che ci possono produrre improvvisamente una sorta di illuminazione, di visione. E io penso che questo abbia a che fare soprattutto con il fatto che la poesia moderna e contemporanea è fatta di brevi frammenti. Non a caso citavi tu un momento fa la Divina Commedia. La Divina Commedia è poesia, ma posso dire è anche una specie di grande romanzo, un affresco, è qualcosa che ha una sua completezza, dentro la quale troviamo singole parti di travolgente bellezza. Ma è tutto l'insieme quello che conta, e per, se posso dire, per me questo vale anche per i grandi poemi classici come sono l'Iliade e l'Odissea, soprattutto l'Odissea. Dentro questo schema io trovo che noi possiamo immaginare che anche chi legge poesia abbia quel momento di travolgente coinvolgimento che si ha durante il romanzo, ma secondo me quando la si impara a memoria. Io trovo che il fascino della poesia, specie se è una poesia di facile ritmo, è quello che ci rimane dentro a lungo, mentre è difficile che uno impari a memoria un romanzo, no? Nessuno di noi porta dentro di sé come gli uomini del
di Fahrenheit 451 un intero romanzo, però intere poesie sì. E io penso che questo, al di là del fatto che il momento della lettura e il modello di lettura sia diverso, è qualcosa che la poesia ha in più. Dico sempre ai ragazzi che protestano: ah, ma mi fanno studiare a memoria queste noiose poesie a scuola, cosa mi servirà mai nella vita? E io gli rispondo: spero che non ti succeda mai, ma il giorno che tu ti trovassi solo in un posto dove non hai niente, neanche un telefonino, con qualunque problema che ti rende difficile riconquistare per qualche momento, per qualche minuto, per qualche ora il rapporto con gli altri, avere in mente una poesia sarà per te una salvezza. Perché guardate che, come citava prima Primo Levi, racconta durante l'inferno di Auschwitz un pezzo del canto di Ulisse, della Divina Commedia, così ognuno di noi ha dentro un pezzetto di storie raccontate dalle poesie, anche le più semplici imparate a scuola, che noi possiamo ripeterci tra di noi in un momento in cui non avessimo tra le mani qualcosa che ci aiuta. E guardate che quello è uno strumento formidabile, perché è come se avessimo un libro che è dentro di noi, che abbiamo depositato in una parte del cervello e che al momento opportuno possiamo tirare fuori e far diventare ancora una volta esperienza che ci ridà quella dimensione di immediato contatto con le esperienze raccontate. Ecco allora che quando Primo Levi, dentro l'inferno di Auschwitz, dice a Piccolo, il suo compagno di prigionia: pensa a Dante che racconta la storia di Ulisse, che dopo aver passato gli anni terribili prima della guerra e poi del ritorno decide di andare a cercare l'ignoto, di studiare quello che è, e dice ai suoi compagni: considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Dice che quella è ancora una volta la storia dell'uomo, qualcosa che deve dirci che dentro di noi, anche di fronte all'orrore, ai momenti più terribili come quelli che hanno vissuto i deportati di Auschwitz, abbiamo dentro di noi ancora il senso ultimo della capacità dell'uomo di conoscere, di sapere, di voler andare al di là delle superfici delle cose. Quello è, secondo me, una grande consolazione. Tra i 100 libri, immagino, ce ne sarà qualcuno che tu senti più particolarmente tuo e che ti farebbe piacere così condividere con il pubblico, consigliarlo come un punto di partenza, come una sfida da affrontare. Per me, ad esempio, leggere ciò che hai scritto di Guerra e Pace è stata una conferma in una sfida che avevo già raccolto pochi giorni prima di iniziare la lettura, con qualche fatica, perché si tratta di un libro importante, con un sapore ottocentesco, però le tue pagine, quel breve riassunto, mi ha dato un ulteriore stimolo. E quindi l'avventura è andata avanti e sono a buon punto, sto arrivando verso la fine. Ecco, qualche altro consiglio da condividere con il pubblico? Ma non sono in grado di dare consigli di inizio lettura, come dicevi tu, perché credo che ognuno deve cominciare a leggere da dove gli pare, è una scelta che riguarda ognuno di noi, e non sono in grado di dire qual è lo strumento migliore per cominciare a passare la lettura. Ognuno deve trovare il suo. Posso dare i consigli di lettura per quello che è la conclusione del percorso. Esperienza, secondo la e tua quindi esperienza. Posso dire che ci sono delle cose nella vita che a un certo punto ti rimangono dentro e che piano piano, siccome ti si depositano nella coscienza, scopri essere delle cose che hanno aperto una visuale nuova. Vi faccio un esempio: siamo ancora nella letteratura russa e siamo ancora a Tolstoi, ma questa volta in Anna Karenina. È un libro che la prima volta che uno legge pensa che si tratti fondamentalmente della storia di una donna che a un certo punto abbandona il marito e i figli per dedicarsi a un amore passionale che finisce malissimo e, come sappiamo tutti, con un suicidio. Un libro da quel punto di vista drammatico. Però nel tempo, quando mi è successo di rileggerlo, ho scoperto un secondo testo che per certi versi forse risulta meno significativo, e che è la storia parallela di Levin. Levin è un coprotagonista, amico di famiglia dell'Anna Karenina e
dei suoi cugini Oblonsky, ed è un uomo tormentato. E contrariamente a quello che accade a Anna Karenina, è uno che a un certo punto si sposa felicemente con la donna della sua vita e vive un momento di grande crescita intellettuale e spirituale. Perché dico che, per certi versi, una prima lettura non mi aveva dato questa visione? Perché forse avevo sottovalutato quello che Tolstoi riesce a raccontare in un momento molto particolare del libro, che è quello in cui Levin va a vivere nella campagna, è un latifondista come spesso succedeva agli aristocratici russi, e vive insieme ai contadini la dimensione della raccolta del grano e della trebbiatura. Cosa accade nella testa di Levin quando improvvisamente decide di occuparsi lui per la prima volta, in prima persona, di quello che è il lavoro manuale? Che improvvisamente scopre una cosa che prima non aveva mai immaginato, e che cioè lui può fare esattamente lo stesso lavoro che fanno i contadini, ma che lo stato sociale in cui lui si trova lo mette dalla parte opposta, perché lui è il padrone e gli altri devono obbedire. E questa cosa gli lascia dentro un terribile tormento, perché in quel modo lui si rende conto che, da un lato, lavorando insieme agli altri, sente una sorta di comunità spirituale con quelli che lavorano con lui, che faticano sotto il sole, sudano, fanno un duro lavoro manuale, e dall'altra parte sa che non potrà mai essere la stessa cosa, perché c'è una divisione sociale che li lascia completamente separati. Ecco, io credo che Tolstoi racconti così bene questo momento che, per certi versi, quello che altrimenti sembra un romanzo sentimentale, perché quello che è il problema di Anna Karenina all'inizio sembra solo un romanzo sentimentale, improvvisamente si rovescia e diventa, da un lato, un romanzo sociale, perché in fondo anche Anna Karenina che cosa vive? Vive una sorta di emarginazione dovuta al fatto che ha avuto la sventatezza, da un lato, ma anche il coraggio di seguire le sue passioni e i suoi istinti, e dall'altra parte invece questa dimensione profondamente spirituale di Levin, che lavorando insieme ai contadini scopre una cosa che non sapeva: sono uomini uguali anche se la società li separa. E questo credo che sia un pensiero molto profondo. Vale la pena immaginare che nell'Ottocento scoprire quanto poteva essere complessa questa situazione e come questo potesse essere affrontato solo con una profonda autoanalisi, un tentativo di guardare dentro di sé, fosse di grande modernità. È pieno di appunti. È pieno di appunti, sì, ho segnato e ho fatto tutti i calcoli per dire che la letteratura inglese era così presente. Stupisce anche la varietà di generi letterari. Andiamo da Pinocchio a Ma gli androidi sognano pecore elettroniche, Philip K. Dick, un autore che io amo particolarmente, Kafka. Ecco, ma allora questa varietà di approccio al mondo, di approccio all'esperienza umana, davvero ci sono così tanti modi di conoscere il mondo, di esperirlo? Cosa ci dice questa varietà? E come può ognuno di noi trovare quella voce che lo esprima? Ma io non credo che noi dobbiamo cercare nella letteratura una cosa che esprime noi. Dobbiamo, io credo, prendere la letteratura per quella che è e vedere se ci avvicina a qualcosa che scava nella nostra coscienza e che sviluppa in noi una sensibilità diversa dal solito. Se ci sono cose così distanti come appunto una fiaba, che però è anche un romanzo di formazione ed è per certi versi anche una sorta di manuale di critica sociale come Pinocchio, e contemporaneamente un romanzo di fantascienza che guarda lontano, curiosamente io credo troviamo subito qualcosa in comune. Cosa c'è che mette in comune Blade Runner, gli androidi sognano pecore elettroniche, è il libro da cui è stato tratto il film Blade Runner, e Pinocchio? Pensateci su un attimo. C'è una cosa in comune: sia Geppetto che l'umanità del futuro che costruirà gli androidi costruiscono con le loro mani degli esseri viventi e pensanti,
E questo è uno dei problemi che la letteratura si è posta da molto tempo, dai tempi del Golem, dai tempi di Faust che costruisce l'Homunculus, dai tempi di Frankenstein che costruisce il terribile mostro. Gli uomini hanno questa drammatica propensione a immaginare di poter essere loro creatori della vita, e di fronte a questa cosa il più delle volte noi ci troviamo di fronte a drammatiche contraddizioni, perché l'uomo, quando si mette a giocare alla divinità, il più delle volte commette qualcosa che ha a che fare con il disordine naturale. Non c'è niente di più difficile che pensare che ognuno di noi possa dare la vita a un essere inanimato, come è appunto l'automa di Blade Runner. In fondo Pinocchio è una specie di piccolo automa, anche se un po' magico, mentre Blade Runner è solo tecnologico. Ma lì c'è un nodo essenziale. Quando appunto Frankenstein crea il suo mostro, si troverà di fronte al dramma di aver creato una persona che non può vivere con gli altri, ma contemporaneamente che non può avere compagnia. La tragedia di Frankenstein non è che è cattivo, è che è isolato e che non riesce a fare nulla perché è orribile, mostruoso e non può avere compagnia, non avrà mai una compagna, non avrà mai una moglie, e questo è il motivo per cui a un certo punto diventa violento e uccide. Ma in fondo è lo stesso quello che succede a tanti robot, a tanti androidi. L'idea che l'uomo possa creare qualcosa di vivo e di pensante lo mette subito di fronte alla drammatica contraddizione di essere responsabile di un pensiero che può essere rivolto contro di lui, perché il creatore è sempre responsabile di quello che ha creato. Ecco, io penso che lì dentro ci sia un grumo di nodi e di problemi che la letteratura affronta in modo mirabile, mettendoci sempre di fronte al dubbio che quello che noi siamo e facciamo non può non avere dei limiti, e che questi limiti dobbiamo trovarli dentro noi stessi. Costruire la vita con le nostre mani può essere rischiosissimo, esattamente come uccidere il pianeta usando male la tecnologia. Siamo entrati nelle cosiddette distopie, dunque, con questa allusione agli androidi. E tra le altre distopie presenti nel libro, quella di Orwell, 1984, ecco, a me pare che elementi di distopia, elementi di, come dire, di cattiva notizia, di un modo non corretto di approcciarci alle relazioni tra uomini, e che invece stia godendo di grande consenso, sempre di più purtroppo, sia quello che mi dice: attento, l'altro è diverso da te. Se ti vuoi salvare, tieniti lontano, tieniti chiuso in casa tua, difenditi. È un tema di grande attualità, e se ho capito bene il libro e ciò che tu dici, mi sembra che tu ci dica che la letteratura è importante proprio perché ci rende incontro, ci rende capaci invece di aprirci con fiducia, con competenza all'altro. Se ho capito bene. No, è quello che io penso, e sono convinto che se c'è uno strumento che noi abbiamo per superare i nostri pregiudizi e le difficoltà che abbiamo a confrontarci con persone e mondi diversi, la letteratura è lo strumento migliore che abbiamo a disposizione per superarla. Quando noi guardiamo quello che è la complessità del mondo in cui viviamo, la quantità di persone diverse da noi che arrivano nel nostro paese e che noi guardiamo con diffidenza, dobbiamo renderci conto che hanno esattamente lo stesso tipo di passato, solo diverso dal nostro, lo stesso tipo di esperienze, diverse dalle nostre, ma esperienze, sono umanamente esattamente come noi. Ma per riuscire a entrarci dentro in questo loro mondo, bisogna immaginare di entrare nella testa di persone diverse, cosa che è molto difficile se uno non ha un incontro personale, ed ecco il motivo per cui tendiamo a
mettere distanza tra noi e ciò che consideriamo diverso da noi. Se c'è una cosa che ci permette di entrare in questo mondo e di vivere in modo diverso, è leggere i libri che raccontano come esistono persone diverse da noi e pensano in modo diverso, distante, e soprattutto di come anche lì dentro ci siano esattamente le stesse emozioni, le stesse capacità di vivere empaticamente i rapporti con gli altri, anche gli stessi pregiudizi, perché sono il più delle volte speculari tra noi e chi ha magari semplicemente un credo diverso dal nostro o un colore della pelle diverso dal nostro. Questa è una cosa che la letteratura, secondo me, permette di superare con grande facilità, ma non solo perché la letteratura apre alla possibilità di guardare la testa degli altri, anche perché la letteratura immagina cose diverse da quelle che noi abbiamo. Quando pensiamo appunto alla fantascienza, per certi versi forse un po' ingenua, è comunque quella letteratura che ci racconta di mondi distanti, della possibilità d'esistenza di persone completamente diverse dalle nostre, di razze non umane, ma però senzienti, e alle volte anche molto pericolose, naturalmente, se no la fantascienza non sarebbe divertente se non avessimo il rischio di invasioni più o meno marziane. Però l'idea che ci sia qualcuno di talmente diverso da noi da essere ipso facto un nemico perché ha i tentacoli invece di avere le mani, ci mette nell'ordine di idee che bisogna raffigurarci qualcosa che può essere diverso da noi, ma non necessariamente nemico. Io credo che persino la letteratura, per certi versi, commerciale, fantascientifica, ha qualcosa da insegnarci quando si tratta di aprirci a mondi diversi dal nostro. E dall'altra parte penso anche che certa letteratura fantascientifica abbia intuito con grande preveggenza quello che poteva succedere oggi. Se voi leggete quello che è il rapporto che si crea tra l'impiegato del Ministero della Verità del 1984, che è uno che è costretto a riscrivere continuamente la storia in funzione di quello che la politica ha deciso debba essere, noi in fondo non stiamo molto distanti da quello che alle volte succede nel nostro mondo, quando si tendono a raccontare storie diverse da quelle che leggiamo tutti i giorni, perché pian piano il mondo tende a riassumere quello che è successo in funzione di quello che desidera sia e non è realmente la realtà. Si parla molto di fake news, di false notizie. Se voi rileggete Orwell, scritto nel 1948, scoprirete che certe cose si potevano intuire più di mezzo secolo fa e purtroppo per certi versi sono anche realizzate. Io ormai ho soddisfatto tutte le mie curiosità, le domande che la lettura del tuo libro mi aveva suscitato, ma adesso abbiamo tempo.